Se sapevo venivo qua prima, eh! Ma se lo sai! Punto! Anche se anche è costato! Bravo! Attarini e Chiodi!
l'inno nazionale italiano. Retrocede in sesta posizione Pignotti, settimo Zanni, ottavo Quaglia, nono. Seconda posizione, Leonardo Leoni, attenzione a Michele Fanton che... Fanton attaccato da Andreasson, perde leggermente il contatto Christian Beggi, l'attacco di Andreasson, lo guarda Michele Fanton, vedremo dove tenterà nuovamente il pilota svedese. Andiamo a quantificare il vantaggio di confronto. In grado di farti sotto, così come Christian Beggi in sesta posizione, Michele Fanton quarto, ci sono scontri diretti. Che con questa vittoria si aggiudica anche il titolo italiano della classe Open, la seconda posizione per Sorrenti! Siamo pronti con le note del primo regionale italiano. Thank you.
Petrazzi secondo, Cherubini e Chiodis, poi Bussacchini, attenzione adesso, traiettoria larga per Chicco Chiodi, allunga la staccata e cerca l'incrocio ed ecco Chicco Chiodi prende l'interno su grande Max. Quando mancano siamo pronti con l'inno nazionale italiano. Thank you.
Hamilton nei confronti della KTM numero 61 di Anderson, sempre in terza piazza lo Scorna 4T numero 27 di Fabrizio Dini, e ce l'ha fatta Fanton numero 7 a vincere la resistenza di Telepin. Oh!
Il tempo regolamentare per lo svedese senza occhiali, evidentemente ha avuto un titolo mondiale 1998 della classe 125, piena conferma anche con il titolo italiano. Chicco Chiodi è ormai il protagonista indiscusso del nostro motocross. Un bilancio sulla tua stagione mondiale e sulla recentissima oggi proprio vittoria del campionato italiano. Ma è stata un'ottima stagione, anche perché a parte il risultato ho vinto anche con una moto italiana, quindi fa ancora più onore questo risultato. Poi anche il mio titolo italiano è venuto molto, molto buono, anche le cadute della settimana scorsa che mi avevano quasi un po' preoccupato, però oggi sono riuscito un po' con altri dolorifici a correre ugualmente e raggiungere anche l'obiettivo di oggi. Allora, con il titolo mondiale, quello italiano in tasca, ti prepari ad affrontare il rinnovato mondiale Supercross, correrai con lo Husqvarna, ricordiamolo, moto italiana nella classe 250. Come vedi questo rinnovato mondiale delle gare tutto spettacolo? Ma sicuramente penso sia un buon rilancio per anche un Supercross qui in Europa che non si è stato abbandonato da un paio d'anni, quindi ci penso faccia molto bene al motocross, anche perché c'è della televisione, quindi penso sia una buona cosa un po' per tutti. Prossimo anno, ci dicono ufficiosamente, resterai nella classe 125 a difendere la tua targa numero 1, ce lo confermi? Sì, rimango sempre in 125 con lo Husqvarna, voglio fare il tris, poi dopo si potrà cambiare anche classe. Allora, a Mantova si è concluso il tricolore italiano 1998 nella classe Open, un titolo pienamente meritato da parte di Alex Belometti, che proprio in quest'ultima gara si è aggiudicato anche la gara del supercampione. Belo, una grande stagione, un titolo sofferto ma che ti sta a pennello. Sì, dopo un ottimo campionato del mondo della classe 125, finito in ottava posizione, dopo la grande soddisfazione di essere stato chiamato dalla federazione ad andare a fare il trofeo delle nazioni, queste vittorie degli assoluti d'Italia nella classe 250, soprattutto del supercampione, mi riempie tantissimo di gioia e dei tanti sacrifici che ho fatto. Senti Alex, allora il prossimo anno stesso team Yamaha Magic Bike di Giorgio Foi per il mondiale più impegnativo e più difficile, quello della classe 250 se non sbaglio. Sì, sarò ancora con la Yamaha, sarò ancora col team Magic Bike, vorrei ringraziare soprattutto Giorgio Foi che mi ha aiutato tantissimo quest'anno. E sì, nella classe 250 proverò a fare questo grande salto, cercherò di mettercela tutta come sempre. E siamo pronti allora con le nostre...